Buongiorno a tutte ragazze. Allora, questa mattina, guardate qui, vediamo se riesce a mettere a fuoco. Ho fatto l'ordine da Alessia, che è la bioprofumeria Roma Effetto Bio, che avevo fatto una collaborazione sul video, avevo fatto un video collaborazione con lei dei 5 prodotti più utilizzati del periodo, mi sembra il titolo. E praticamente avevo troppa voglia di fare un ordine da lei anche perché ha tantissime marche interessanti e per ora il suo sito online non è ancora ultimato, ma potete benissimo o contattarla telefonicamente, magari metto il numero di telefono sotto nell'info box, oppure potete mandarle un messaggio privato nella sua pagina Facebook Effetto Bio e vi fate l'ordine, poi magari. Comunque sì, ogni tanto sulle foto si intravedono le marche che lei ha in negozio e comunque basta chiedere che lei è gentilissima e vi spiega tutto. Allora, ho fatto soprattutto l'ordine perché? Perché volevo provare la crema di Alchemilla 90 60 90 e lei tiene appunto questo brand e così eccola qua. L'ho comprata e allora sono 200 ml. Con un PAO di 6 mesi, io penso che la finirò intorno ai 3 mesi perché avevo provato altre creme di questo formato qua e sui 3 mesi più o meno le finisco. E allora qui c'è scritto cosce, glutei e addome. E allora il pacco mi è arrivato ieri sera alle 7, che ormai pensavo che non arrivasse più, ieri era lunedì. E praticamente alla sera l'ho provata subito e anche questa mattina, perché infatti c'è scritto che l'ideale sarebbe applicarla mattina e sera sulle zone interessate con movimenti circolari fino a completo assorbimento. Si manifesta rossore e pizzicori in seguito all'azione di principi attivi. Il rossore scompare dopo circa 90 minuti dell'applicazione. A me è scomparso un pochino prima, diciamo, non proprio 90 minuti. E allora ha un profumo buonissimo. Molto delicato, si assorbe subito, quindi lascia subito un senso di pelle più tonificata, più compatta. E il rossore mi si è verificato dopo 10 minuti. Queste qua sono primissime impressioni perché, come vi ripeto, l'ho utilizzata solo 2 volte, ieri sera e questa mattina. Una cosa che ho notato è che ieri sera, non sapendo appunto com'era formulata la crema, avevo messo un pochino troppo prodotto e quindi ho sentito molto pizzicore nelle gambe. Infatti, dopo mi sono tolto i pantaloni e ho visto che ero tutta chiazza, quindi ho detto vuol dire che c'è molto grasso da bruciare. Quindi la metteremo a dura prova questa crema Alchemilla. Mentre stamattina ho dosato un pochino meglio il prodotto e il pizzicore era più lieve, quindi penso che sia anche dovuto a quanta crema voi mettete nelle gambe. Comunque questa qua è solo una mia prima ipotesi perché vi saprò dire meglio. È certificato ICEA. Che altro da dirvi? Con la macchina fotografica sicuramente voi non riuscirete a vedere l'inci, sono sicura, perché io non riesco a mettere a fuoco. Comunque casomai vi faccio una foto e ve la metto sulla mia pagina Facebook. E quindi ottima. Poi ho preso il blush, quello nuovo della Benecos, il Trio, Natural Trio Blush, si chiama Fall in Love. Sono 5 grammi di prodotto con un PAO, non c'è scritto, forse c'è scritto dietro, non si sa. Comunque l'ho utilizzato anche questo ieri sera e questa mattina, solo che non si vede tanto, perché come l'altro che ho io ho il Toasty Toffee, all'inizio non è che colorava molto. E secondo me, infatti, non so se riuscite a vedere, ma è già abbastanza scavato perché tra ieri sera e stamattina mi sono messa lì col pennello. Ma all'inizio questi blush non colorano molto. Infatti, se io faccio così, non si vede quasi niente. Forse sulla mano un pochino, ma mi sa che non si vede neanche lo stesso. Comunque, all'inizio non colorano molto, comunque poi vi saprò dire com'è il risultato. I colori mi piacciono molto perché c'è, diciamo, questo qua che sarebbe il blush, questo sarebbe una sorta di illuminante, questa più su una terra. Comunque io li mescolo insieme anche perché è impossibile col pennello, io ho quello là angolato della Benecos, prendere un colore singolo, quindi faccio un mix e lo applico. Bello, bello, bello. Poi, come non potevo prendere nascondino, si sentono recensioni positive e negative di questo cosino qua, però io ero troppo curiosa di provarlo. Io ho la colorazione 02, la medium. Sì, l'unica pecca negativa, come tante hanno già detto nei video, è che c'è veramente poco prodotto, 1,5 ml di prodotto.
con un PAO di 12 mesi. Allora, non sono riuscita a vedere, ma io l'ho già utilizzato ieri sera e questa mattina. Allora, questa mattina praticamente ho fatto la base con tutti i prodotti nuovi. E a me piace, come primo impatto devo dire che piace, l'ho messo sulle mie occhiaie e non so se riuscite a vedere, ma io qua ho dei brufoletti perché ultimamente mangio abbastanza cioccolata che non si dovrebbe. Solo che pensate, all'Angelichina sono arrivati quasi 7 uova di Pasqua di cioccolato della Kinder, quindi tutto cioccolato al latte, e non è proprio il massimo, però peccati di gola. E comunque devo dire che stamattina, allora ieri sera l'ho utilizzato solo sulle occhiaie perché ero in velocità supersonica, perché c'era il compleanno dell'Angelica e quindi ho voluto proprio provare perché ero impaziente, e quindi diciamo l'ho messo solo sulle occhiaie e basta. Invece questa mattina l'ho messo sia sulle occhiaie che su tutte le imperfezioni che ho sul viso, e devo dire che il risultato mi piace molto. E sì, come si ho sentito già parlare negli altri video, che penso che sì, lo consiglio anch'io a chi ha una pelle tendente o normale mista grassa, perché chi ha la pelle secca potrebbe seccare un po' per questa formulazione che ha, che all'inizio sembra, vediamo se ve lo faccio vedere, all'inizio sembra cremoso, poi voi quando lo applicate, non so se riuscite a vedere, quando lo applicate diventa una sorta di polvere. E a me non dà nessun fastidio, però magari chi ha la pelle secca, il contorno occhi secco potrebbe dare fastidio e evidenziare le rughette. Ok, poi ho preso tada, il Flat Perfection della Neve Cosmetics. Questo ho preso il medium warm, perché? Perché della Neve Cosmetics io ho il medium neutral dell'eye coverage e diciamo la mia colorazione era giusta, però in previsione di quest'estate che in teoria mi dovrei abbronzare un pochino di più, ho preso una tonalità più scura. Allora, eccolo qui, ormai penso che tutti lo conosciate benissimo, ero solo io che dovevo ancora provarlo, e ho preso il Red Amplify, sì, della Neve Cosmetics, questo qua che ho già utilizzato ieri sera e questa mattina. Allora, ieri sera è stata forte la scena, perché ho iniziato a roteare il pennello, avevo sentito sì che era molto polveroso, però ero lì, come vi ho ripetuto, di fretta, ero così per truccarmi, ho fatto una nube di Flat Perfection in giro per il bagno, molto polveroso, e quindi mi sono fatta un disastro in viso, perché ho messo veramente tanto prodotto e non riuscivo bene a gestirlo. Comunque dopo ero riuscita a fare un ottimo lavoro. Stamattina sono andata con più cauta, sono andata con le dovute cautele a prelevare il prodotto, sono andata con le mie calme e devo dire che la base è venuta perfetta. E bisogna dire sì che la coprenza non è come l'eye coverage, però devo dire che chi magari non ha quelle grosse imperfezioni, questo qua può andare benissimo. Infatti anche per quest'estate penso che utilizzerò solo questo, anche perché l'eye coverage sta per terminare proprio agli ultimi sgoccioli. E devo dire, prima impressione ottima, e lascia la pelle, sembra di avere la pelle di seta, molto molto morbida e setosa. E quindi prima impressione ottima. E avevo sentito anche che termina molto in fretta, perché se è così polveroso sicuramente si perde abbastanza prodotto. Boh, vi saprò dire. Dentro Alessia mi ha messo come omaggio la matita Coccinella. Mi aveva chiesto se mi andava bene questa colorazione qui oppure se ne volevo altre. Siccome che ero curiosa di provare questa matita nuova e pensavo che questo rosa qui potesse adattarsi bene alle mie labbra, e invece l'ho provato ieri sera. Allora, l'ho provato in velocità, però il risultato non è che mi sia piaciuto molto, ci sono rimasta malissimo perché pensavo che potesse starmi bene questo rosa, e no, è tante tonalità più chiaro delle mie labbra, e quindi mi faceva una sorta di labbra fantasmino, non so come descriverlo. Comunque, se prendo coraggio, vorrei farvi magari un video applicazione di questa matita, proprio per farvi vedere che almeno a mio parere non mi sta bene, ma se, sono sicura che anche voi mi direte toglila per piacere.
E mi dispiace, vedrò cosa farne magari mixandola con un altro rossetto, magari utilizzarla come base, anche perché mi dispiace non utilizzarla e lasciarla lì. Ok, poi dentro ho trovato queste due mini taglie di saponi. Allora, c'è questo qua rosetto così e questo qua invece è normale bianco. E sinceramente non so che saponi siano. Gli odori sono buonissimi, infatti ho chiesto ad Alessia, vediamo se mi risponde, poi magari vi so dire. E poi dentro ho trovato tanti campioncini, infatti ho messo la foto su Facebook, che secondo me è l'unico e-commerce, diciamo e-commerce, anche se non è ancora il sito, comunque l'unica ragazza, ecco, che vende cosmetici biologici, che manda così tanti campioncini, cioè me ne ha mandati tantissimi, ah, ne ho anche uno qua sotto. Allora, mi ha mandato lo shampoo delicato, vabbè, che conosco già della Bioficina Toscana, questo lo terrò magari se devo andare in vacanza, che vi ho detto che mi trovo bene a lavare l'angelichina, e quindi ottimo. L'emulsione viso preventiva, che io ho la full size, che mi sto trovando divinamente, quindi conosco già anche quella magari da portare in viaggio. Poi questo shampoo qui della Verde Sativa, e questo sono curiosa di provare, baby shampoo e bagno schiuma, quindi tutto in uno per i bambini. Io della Verde Sativa ho lo shampoo, quello riequilibrante, canapa e tea tree, mi sembra, mi piace molto, e quindi sono curiosa di provare questo campioncino qua. Un altro campioncino di shampoo delicato. Poi ho trovato della linea Bimbi due campioncini del gel detergente, anche questo sono curiosa di provare. E la crema, sempre linea Bimbi, questa qua avevo già provato e mi era piaciuta, quindi ottimo. E questo campioncino qui, sempre della Verde Sativa, shampoo delicato, canapa e proteine del grano per uso frequente. E quindi tentar non nuoce. Anche perché io ho sia shampoo, quindi per i capelli grassi, però anche shampoo delicati, anche perché non fa bene lavarsi sempre con shampoo molto così sgrassanti, ecco. E basta, penso di avervi fatto vedere tutto quello che ho preso, almeno credo. Sì, penso di sì. Ok, io vi ringrazio tantissimo, vi invito ad andare a guardare le marche che ha Alessia, magari nella sua pagina Facebook, a chiedergli consigli, perché è veramente presente, è disponibilissima e ha tanti marchi che a me piacciono tantissimo. E basta, io vi ringrazio, spero di esservi stata utile, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!